Giustino Masciocco, oggi inizia una guerra, tra virgolette, da ex che appoggiava Massimo Cialente, oggi si è dall'altra parte della barricata. Ma siamo tutte e due dalla stessa parte della barricata, soltanto che scegliamo il candidato sindaco del centro-sinistra e credo che dopo l'esperienza di Cialente, quindi anche dopo quello che è successo e come è stato affrontato, penso che questa città possa avere una nuova primavera, cioè possa con Vittorio Festuccia provare a stare veramente insieme rispetto a quello che dovremmo fare per quanto riguarda la ricostruzione. Decisivo è domani dalle 9 in poi, quando si cominciano a contare i voti, fino ad allora può essere Cialente o Festuccia. Questa sera mi sento molto sereno perché sono convinto di aver fatto tutto quello che potevo fare. Il sindaco ha messo in campo una macchina da guerra, negli ultimi giorni ha fatto di tutto, PUM, piano strategico, veramente di tutto e di più, aree bianche oggi, insomma ha messo in campo quello che non aveva fatto in 5 anni. Adesso vediamo quello che succede domani. Mussi è sostanzialmente il deputato che deve essere vicino alla mia candidatura, come Giovanni Lolli è il deputato che è vicino alla candidatura di Cialente. Con il dente avvelenato oppure no? Mussi non credo. Mussi sa benissimo la situazione dell'Aquila perché già all'Assemblea Nazionale di SEL io ho portato una mia testimonianza in cui ho detto che bisognava centrare sul problema l'Aquila tutto il governo nazionale, quindi Mussi sa benissimo la situazione, abbiamo parlato lungamente, non oggi, abbiamo parlato oltre un mese fa, quindi Mussi sarà molto preparato su quello che è accaduto all'Aquila e quello che sta accadendo oggi all'Aquila. E noi sosteniamo Festuccia perché l'abbiamo conosciuto come amministratore, come un uomo che può dare una svolta, perché insomma dopo il terremoto qui siamo troppo fermi, questa è una città che può rinascere, ma ci vuole coraggio e idee innovative. Il governo allora in carica, quello Berlusconi, il governo di clown, ha trasformato l'Aquila in una specie di show propagandistico e anche di esperimento su commissariamento e dovevano essere più frenati, diciamo. Ecco, lei ha conoscenza del fatto che l'Università dell'Aquila si sta aggrappando alle tasse che oggi non si pagano? Sì, lo so, questa è un'università, io mi colpo al cuore. Quella notte tra le persone che ho trovato il rettore che stava davanti alla casa dello studente crollata. E questa università è diventata una cosa per l'Italia e poi per il centro-sud italiano di grandissimo valore, un'università con decine di migliaia di studenti. Il governo deve intervenire, non ci si può affidare semplicemente appunto all'aumento delle tasse, perché non si va da nessuna parte. Diciamo, a questo governo in carica cosiddetto dei tecnici, il suggerimento di dare un'occhiatina lo darei. Le primarie sono state sia pure fatte in una città con i problemi che ha, sia pure oltretutto con la nevicata che ci ha tolto un bel pezzo di giorni, tuttavia sono stati uno strumento straordinario di ascolto dei cittadini. Io credo che una forza seria come il campo del centro-sinistra è, come primo dovere, nel momento in cui si presenta ad una competizione elettorale e fa la sua proposta per governare l'Aquila, prima cosa debba ascoltare. Sindaco Massimo Cialente, siamo a un momento decisivo, oggi c'è il suo avversario qui, c'è chi l'appoggia, come si sente e che cosa si aspetta dalla giornata di domani? Le primarie sono ormai a un passo. Mi aspetto un grande successo delle elezioni primarie, perché quello che mi interessa, prima ancora il risultato fra me e Vittorio, è che riescono le primarie, perché sarà una prova di forza del centro-sinistra e il centro-sinistra da questa prova di forza vincerà le elezioni del 6 e 7 di maggio. Oggi è un'occasione per andare allo scontro dialettico, diciamo, con Lolli, oppure è un'occasione per ascoltare la cittadinanza e per guardare concretamente a ciò di cui ha bisogno? Noi abbiamo ascoltato la città, sia io che Vittorio, oggi spero che sia solo per promuovere le primarie del centro-sinistra. Non le fa effetto la presenza di un ex compagno come Mussi? È tutto un compagno, gli voglio molto bene, sono pezzi di vita importanti, poi l'abbiamo pensata e la pensiamo in modo diverso su alcune cose, però sono quelle fasi della vita in cui è un compagno di strada che ti resta nel cuore.